Ciao ragazzi, bentornati Stefano Parenti, personal trainer a Praga. Oggi sarà l'ultima volta che faccio un video del genere perché mi sto rendendo conto che non si può veramente nel 2021 ancora non comprendere delle nozioni veramente semplici e fondamentali. Oggi andrò a trattarle una per uno e spero di fare una volta per tutte chiarezza su queste, diciamo, bugie. Sono tutte strategie di marketing che vi danno modo a voi per spulciarvi dei soldi. Poi io ve lo dico, potete crederci o non crederci, fate quello che vi pare, a me non cambia nulla. Tratterò diversi argomenti oggi, ma prima di iniziare mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se siete interessati per quanto concerne il video della mia esperienza, la parte finale con LGT 4033. Io ovviamente non ho la sfera di cristallo, se vedo che comunque non c'è interesse nel seguito non faccio un altro video, quindi mi raccomando, se lo volete fatemelo sapere nei commenti, la casella dei commenti nasce apposta per questa ragione. Andiamo a vedere il primo argomento che voglio trattare oggi per quanto riguarda il mangiare. Non metto muscolo, devo mangiare di più. Specialmente parlo proprio di te, l'ectomorfo che comunque fatica a prendere peso, che è sempre stato comunque inculcato l'idea di dover mangiare di più, mangiare di più, mangia di più, mangia di più, mangia di più, stai mangiando poco. Andiamo a vedere perché anche Rich Piana, che era un fautore Eat Big to Get Big, anche lui, che comunque era proprio un capostipite, perché cosa devi fare quando faceva comunque alle fiere, ai festival, lo andavi comunque a trovare, cosa devo fare Rich per diventare più grosso? Mangia di più. Ma cosa ti diceva oltre a questa frase che è diventata un po' il simbolo del suo modus operandi, no? Quello che era il suo modus operandi. Diceva: aggiungi un meal, cioè sarebbe un pasto in più al giorno, e guardati allo specchio, guarda il cambiamento, guarda come ti vedi, guarda come sei cambiato, guarda se hai messo muscolo, se hai messo grasso, e se non hai messo grasso, aggiungi poi eventualmente un altro meal, e se vedi che comunque metti del grasso, aggiungi del cardio, fai allenamento più intenso. Cosa vuole dirci quindi Rich Piana con questo Eat Big Get Big? Sì, devi mangiare di più, perché la maggior parte della gente non mangia, specialmente degli ectomorfi, non mangia una dieta bilanciata, ed è questo che lui voleva mettere il punto. Non trasformare la gente in dei vitelli da soma, ma far capire alla gente che la dieta deve essere equilibrata, deve essere bilanciata. Devi mangiare di più, mangia comunque il giusto numero di proteine, mangia il giusto numero di carboidrati. Raggiungi la tua quota calorica. Quello lui ci voleva comunicare, ci voleva far sapere, anche perché se andavate comunque alle sue manifestazioni, alle sue fiere, quando ci parlavate, vi avrebbe detto questo: guardati allo specchio, controlla se aumenti grasso, controlla comunque se stai mettendo pancia, perché lui non voleva diventare un 150 kg di merda, ma voleva diventare 150 kg di muscolo, perché 150 kg di merda è semplicissimo comunque ad arrivarci ogni praticamente americano medio raggiunge facilmente questo gol. Poi un'altra questione per quanto riguarda gli integratori per perdere peso. Molte volte vi ho detto che se non vi è un deficit calorico, che non vuol dire, perché a volte vedo delle diete che voi fate veramente assurde, ma è normale che poi rinunciate, è normale che poi fallite nella vostra dieta. Se per esempio mangiate 200 ml di albume cotto così in padella, e quello è tutto,
Quella è da lì fino a tutto il vostro periodo di definizione, la vostra colazione. Ma è normale fallire con queste diete così strette, così improponibili, così che non possono essere prolungate per un lungo termine? È normale fallire. Io ho avuto la fortuna, comunque ho la fortuna di saper parlare l'inglese, perché ho vissuto tantissimi anni comunque a Londra. E di seguire, comunque anche di pagare altri coach molto importanti per quanto riguarda anche consigli nutrizionali, l'alimentazione in via generale. E posso garantirvi, specialmente penso che molti di voi lo conosceranno sicuramente, Greg Doucette. Io adesso ho comprato il suo ultimo libro, l'Anabolic Cookbook 2.0. Ci sono tantissimi modi per avere comunque tanti cibi sulla tavola che non vi fanno pesare quello della dieta, che vi fanno comunque andare avanti, vi fanno stare meglio e vi fanno gestire i vostri macronutrienti, le vostre chilocalorie in una maniera più semplice di quello che pensate. Basta saper aprire gli occhi, documentarsi. Io ai miei clienti anche, ovviamente, condivido le ricette che ho preso, che prendo comunque ispirazione dai diversi coach che posso ritenere comunque anche miei mentori, perché non è, cioè, allora tu prendi solo ispirazione dagli altri, un copia e incolla. Non è questione, un coach deve essere sempre aggiornato, un coach deve essere sempre all'avanguardia, deve sempre stare avanti a tutti, perché deve mettersi soprattutto nei panni della persona dell'average. L'atleta può mangiare tranquillissimamente, che non gli frega un cazzo, perché il suo obiettivo è vincere, ha una mentalità che è improntata nel vincere, non si arrende di fronte all'obiettivo. Ma la maggior parte delle persone vuole l'easy path, vuole l'easy way, vuole comunque avere dei risultati senza sacrificare troppo sulla bilancia. E ad avere una dieta che ti permette di mangiare pancake, French toast, gelati proteici, torte alla zucca con le proteine. È una dieta che sono tutti cibi comunque a basso contenuto calorico, basse calorie. È una dieta che vince, è una dieta vincente che ti permette di raggiungere l'obiettivo senza andare. Non vedo l'ora che arriva il cheat day. Mamma mia, come sto soffrendo questa settimana! Non vedo l'ora che arriva il cheat day per mangiarmi tutto il mondo. Non è così, ragazzi, non è così, perché la dieta deve essere una cosa che tu devi godere, godere giorno dopo giorno. Io mangio per esempio pancakes tutti i giorni, mangio gelati proteici tutti i giorni, mangio French toast tutti i giorni, mangio la pizza proteica tutti i tantissimi giorni, quando mi va ovviamente, eppure rimango nel mio deficit calorico di 2200 kcal, ho il numero adatto di proteine che mi serve per mantenere massa muscolare. Che poi c'è chi dice che va bene e non hai un fisico stellare, eccezionale. Non me ne frega niente, perché io mi piaccio così come sono, nonostante abbia una spalla che non mi permette di fare questo movimento né questo movimento, riesco sempre ad avere un fisico sopra la media di molte altre persone. Quindi sono estremamente contento e fiero di ciò. E poi non sto usando neanche nulla, quindi ancora più contento e fiero. Poi un'altra cosa, questo video sarà lungo, sarà molto lungo, perché ho talmente tante cose da dire che mi voglio togliere per una volta per tutte tutti i sassi dalle scarpe. Un'altra cosa, per quanto riguarda il... Oh, ce l'avevo qua, ho pure stoppato il video, perché... per rimembrare quello che volevo dire, un'altra cosa era proprio il fatto, ecco, degli integratori. Quando, per esempio, ho portato l'11 Oxo, no? E ho ricevuto tantissime domande, tantissime: ah, ma se io lo prendo divento shredder, divento dry? Se tu parti dal 25% di massa grassa, ma cosa dry vuoi diventare? Cosa dry vuoi diventare? Che stai sprecando, costa 65 euro questo prodotto, li butti nel secchio dell'immondizia, perché non ti farà un cazzo. Non è un santone giamaicano che entra dentro al tuo corpo e comincia a scavare grasso. No, no,
Se tu hai una percentuale già bassa, magari sei al 12-10%, allora quello ti dà un po' più look dry, cominci a vedere tutte le striature, perché già sei ad una buona percentuale. Un po' come il discorso per quanto riguarda il Masteron, che proprio ti cesella, perché sei già comunque in una ottima condizione a livello di percentuale di massa grassa. Non fa i miracoli. Poi un'altra cosa, io non dimagrisco perché io soffro troppo la fame, mando il mio corpo in una condizione di sopravvivenza, mangio talmente poco che il mio corpo cattura tutti i grassi all'interno del mio corpo. Allora, veramente questa cosa mi ha fatto veramente ammazzare dalle risate. Allora, se tu fossi veramente in starvation mood, cioè proprio quello che non stai proprio che non hai calorie per muoverti, non ti muovi, saresti sul divano sbracato tutto il tempo, non potresti neanche muovere la testa, non potresti neanche muovere il braccio, perché il tuo corpo l'unica cosa che fa è conserva quelle poche calorie che tu hai per fare proprio i gesti di estrema necessità. Quindi ti porta proprio in uno stato quasi larvale che non riesci a muoverti. E questo mi viene anche comunque da sottolineare quante volte mi hanno mandato: ah, ma io mangio solo l'insalata. Vedi, sono due foglie di lattuga, un pomodoro. E quanto olio d'oliva hai messo dentro l'insalata? Ah, ma poco, è all'incirca 20 grammi, 25 grammi, proprio un filetto d'olio. E poi, anzi, la grammatura poi esce fuori quando dico: mi fai vedere, e poi pesa quel filetto d'olio e mi dici quanti grammi corrispondono effettivamente a quel filetto d'olio che tu hai messo. Praticamente fanno: ma solo l'insalata, quindi come faccio ad ingrassare? Ma grazie al cazzo hai messo, stai mangiando olio con lattuga. Olio con lattuga, l'olio è un cibo altamente calorico. Ecco qui che tu non stai andando, non stai in starvation mode. Il tuo corpo è veramente felice perché lo sta riempendo di grasso, lo sta riempendo di grassi e lo sta riempendo di chilocalorie. Ok? Questa è una cosa che è molto importante. Magari lo so che questo video non farà neanche tante visualizzazioni, però ogni tanto va fatto un video del genere perché va fatto, è molto importante perché vedo comunque su YouTube chi vi fa vedere che mangia la pizza, chi mangia il kebab, un chilo di là, un chilo di qua, sgarri, cheat day. Tutti questi video vi distolgono comunque dalla realtà dei fatti e fanno pensare alla gente che possono mangiare quel cazzo che vogliono. È questo che è sbagliato perché poi lo fanno loro, che magari sono anche sotto anabolici, oppure magari vengo da una settimana che hanno mangiato una mandorla per fare quel video. E voi pensate: ah, loro lo mangiano un chilo di pizza anch'io, bamba, uno, due, tre, quattro, cinque, buonissima. E poi che fate? Mi andate a: ah, ma non funziona, non funziona, perché lui funzionava a me no? È proprio vero che voi date sempre retta a delle cazzate, questo è il discorso, e mi dispiace dirlo, che voi date più adito a persone che magari sì, sono simpatiche, vi fanno passare il quarto d'ora a ridere, a scherzare, ma voi siete qui per i canali fitness YouTube per farvi il quarto d'ora di risate o per trovare le giuste informazioni che vi aiutano a migliorare. Quello che dovete capire: se volete andare a vedere dei video che vi fanno ridere, andate a vedere qualche video comico, non andare a vedere video di fitness che vi devono aiutare in qualche modo a cambiare la vostra situazione. Con questo ho detto tutto. Questo è un video sicuramente che non sarà apprezzato da nessuno, molto probabilmente, però lo dovevo fare, ci tengo particolarmente comunque a farlo perché la verità è una cosa che anche se fa male va detta.